Signora, secondo me lei deve portare questa bambina da uno psicologo. Mi creda, con lei le ho provate tutte, ma non socializza con gli altri bambini. È aggressiva, svogliata. Non so, è come se fosse infelice. Ieri, per esempio, ha graffiato una compagna. E poi non segue, è disattenta. Insomma, mi dà più pensieri dell'intera classe. Insomma, lei vuole che mia figlia cambi scuola? Signora, io non ho detto questo, ma deve rendersi conto che la bambina si comporta in maniera strana e che quindi bisogna aiutarla in qualche modo, curarla. Sono un insegnante io, non un medico, uno psicologo. La mia Pinuccia è solo una bambina timida. E lei, invece di aiutarla ad occuparsene, mi consiglia di andare da uno psicologo. Ah, ma è troppo facile. Alla prima difficoltà, via, dallo psicologo. È un modo per lavarsene le mani. Signora, siamo alle solite. La scuola è responsabile di tutto. Ma noi che ne sappiamo dei suoi comportamenti in famiglia? Di come è cresciuta? A scuola ci sta soltanto 4 ore. E il resto della giornata? La bambina non ha bisogno di niente. È curata, seguita. È adorata. Se rifiuta questa scuola, avrà le sue buone ragioni. Vada lei a chiederlo a uno psicologo come si trattano i bambini. Andiamo, tesoro. Sta tranquilla. L'anno prossimo ti farò andare in una scuola molto più bella con tanti bambini. Perché sei scappata? Ti hanno sgridata? Chissà, forse volevi raggiungermi. Volevi venire da me. Ma parla! È in arrivo un bastimento carico di... Apri la bocca, non fare arrabbiare la mamma. Avanti. Cattiva. Guarda che se non mangi la carne, il bastimento ti porterà via tutte le bambole e gli altri giocattoli. Non bisogna forzarla così. Mangerà più tardi, quando avrà fame. A sentir lei non ha mai fame. Deve mangiare a tavola con noi, adesso. Sì, ma non con questi metodi. E con quali allora? È nel pieno della crescita. E poi deve obbedire. Io alla sua età sono stata abituata a mangiare tutto, ma a tavola, né prima né dopo. Mara. Sì? Porti la bambina a giocare, mangerà più tardi quando avrà fame. Vieni, le faccio mangiare un gelato. No, niente gelati. Cerchi di farle mangiare almeno una banana. Nemmeno a me alla sua età piaceva la carne, mangiavo solo banane. Si comporta come tutti i bambini, ecco tutto. Ma forse in qualcosa abbiamo sbagliato.